Una buona serata e ben ritrovati per questa edizione di Dentro la Notizia. Stasera pallavolo e Champions League sono in antitesi in questo nostro appuntamento con l'informazione serale. Incominciamo a parlare di pallavolo perché mentre andiamo in onda è in corso il recupero della ottava di ritorno del campionato di pallavolo femminile Serie B1 tra la Fenice Libera Virtus e Castellana Grotte. Il risultato al momento lo vedete in sovraimpressione, vede la formazione Ovantina in vantaggio per un 7-0, vinto ai vantaggi dalle ragazze di Marcello Sarcinella per 26-24. Naturalmente poi nel corso del telegiornale, se ci saranno altre novità, vi terremo informati. Innanzitutto, in apertura di giornale, ovviamente ci occupiamo della guerra in Ucraina con il forte monito arrivato oggi da Papa Francesco nell'ambito della udienza generale del mercoledì. Il pontefice nel corso del suo intervento ha messo in evidenza la scomparsa di più di 400 persone da Gostomel che con Bucha e Irpin ha sopportato il peso dell'offensiva sulla capitale ucraina. Il Papa nel corso del suo appuntamento del mercoledì ha mostrato una bandiera blu e gialla, i colori dell'Ucraina, e dice basta guerra, ammonendo perché il mondo si salvi da un naufragio che minaccia tutti. E nella guerra in Ucraina, dice il pontefice, assistiamo all'impotenza dell'ONU. Intanto oggi c'è stata anche una notizia importante che è arrivata da Bruxelles, dove c'è stato il vertice relativo al pacchetto di sanzioni che sono state emesse nei confronti della Russia di Putin. Sanzioni che comprendono ovviamente import-export, nonché anche il carbone e non è escluso anche il petrolio. Proprio oggi, tra l'altro, gli Stati Uniti hanno messo in evidenza una nuova serie di sanzioni che hanno colpito le figlie del leader russo Putin, la moglie del ministro degli esteri Lavrov ed anche il portavoce del Cremlino. Dalla NATO il segretario generale Stoltenberg dice è una guerra che potrebbe durare anni. Intanto rimane ancora lo stallo sui colloqui tra Russia ed Ucraina e si cerca di trovare quantomeno un contatto che li possa mettere ancora nella condizione di poter mediare la fine della guerra. Adesso andiamo alle notizie di casa nostra, occupiamoci di cronaca. È morto un operaio di 38 anni che la notte scorsa è rimasto colpito da un pesante mezzo mentre lavorava sulla autostrada A14 nel tratto tra San Severo e Foggia. La vittima lavorava per una ditta appaltatrice dei lavori sulla direttrice Bologna-Taranto. L'operaio era di Afragola, in provincia di Napoli, è deceduto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Tra l'altro, si è anche espresso l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, il quale ha espresso la sua vicinanza alla famiglia e condoglianze per quanto si è verificato. Poi il tratto, con questo tra San Severo e Foggia, è stato riaperto poco dopo le 7:30. E quando si parla di solidarietà, inevitabilmente si pensa a quello che sta avvenendo nella guerra in Ucraina. C'è stata una lezione proprio su questo tema a San Ferdinando di Puglia. Per i dettagli, Salvatore Peterolo, Teleregione. Una riflessione approfondita su un tema, quello della solidarietà, quanto mai attuale. L'aula magna dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di San Ferdinando è stata il teatro di un incontro nel quale si è discusso della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e si sono posti al centro i valori della solidarietà e dell'inclusione. Il convegno organizzato dagli studenti della classe seconda E della scuola secondaria dell'Istituto ha rappresentato la fase conclusiva di un progetto concorso indetto dal Senato della Repubblica dal titolo Testimoni di diritti.
la formazione dei nostri studenti su tematiche quali la solidarietà, il dialogo, il rispetto, rappresentino un elemento per la costruzione di una società libera, di una società capace di considerare la diversità culturale, etnica, sociale una ricchezza e soprattutto una società capace di essere solidale, nella quale ognuno fa la sua parte e la società stessa è corresponsabile della formazione dei suoi studenti. All'iniziativa ha partecipato anche il commissario prefettizio Alberto Monno, che ha rivolto un saluto ai presenti, soffermandosi proprio sul tema centrale della solidarietà e sullo stretto legame tra istituzioni e agenzie di formazione. Mi sono rivolto ai ragazzi ricordando che soprattutto in una fase storica molto delicata come quella in cui stiamo vivendo è necessario e importante che tutti insieme, da cui il mio richiamo alla solidarietà, si operi per difendere i valori, i diritti di cui ci siamo fatti non solo portatori ma vincitori nel corso di tutti questi decenni che ci hanno allontanato dall'epoca grigia e dura della guerra. Adesso occupiamoci di un'altra notizia importante. A conclusione del percorso formativo dei presidi di legalità sostenibile si terrà il prossimo 8 aprile un interessante webinar che ha per titolo "I presidi di legalità sostenibile verso un benessere a 360 gradi delle comunità". L'evento è promosso dalla Camera Civile di Poggio col patrocinio dell'Ordine degli Avvocati del Capoluogo Down, in partnership con la Scuola di Alta Formazione Agroalimentare di Bari e l'Università di Foggia. È nata dall'esigenza di offrire una formazione intensiva a avvocati di tutta la provincia e la creazione appunto di studi legali su questo metodo di legalità sostenibile, agenda 2030, che sia anche a livello nazionale e regionale. La Regione Puglia ha approvato a maggioranza una mozione per assicurare l'applicazione della clausola nella gara telematica per l'affidamento del servizio di ristorazione ai pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere e sanitarie pugliesi. Si chiede un confronto tra le diverse province e le diverse ASL affinché ci sia un ricollocamento e la tutela salariale per i lavoratori rivenienti dal precedente appalto, e volto il tutto alla verifica di un possibile percorso di internalizzazione del servizio e la conseguente stabilizzazione del personale addetto. Occupiamoci adesso di strade dissestate, un fenomeno che colpisce a livello nazionale ed anche in Capitanata, in modo particolare a Foggia, le cose non vanno certo per il verso giusto. Nicola Saracino, TG Blu. Parlare di strade con l'abbrodo a Foggia è ormai diventata una triste realtà, ma diventa doveroso farlo, specie se a rischio sono anche i più elementari degli spostamenti. Come quelli in auto dei residenti di via Patroni, la strada è quella che costeggia il tribunale e collega con vari punti della città, tra cui centro commerciale, supermercati e diversi negozi. Sull'asfalto ci sono buche enormi che mettono a repentaglio anche le più semplici manovre degli automobilisti, stretti a veri e propri slalom pur di evitare i fossi. I residenti della zona lamentano la difficoltà a muovere le proprie auto e i disagi che vivono tutti i giorni, correndo il rischio di arrecare seri danni alle auto e provocare o trovarsi vittime di incidenti. La strada viene percorsa da centinaia di auto tutti i giorni e con le ultime piogge la situazione è diventata al limite del tollerabile, con buche coperte di acqua, a volte difficili da vedere, che aumentano le difficoltà. Pare invece migliorare la situazione a via Buonarrota, dove qualche settimana fa avevamo denunciato il tratto dissestato dell'asfalto. Interventi, seppur temporanei, sono stati effettuati e la circolazione delle auto sembra leggermente più fattibile.
Ed eccoci alla pagina sportiva, apriamo con la pallavolo, come vedete è in corso e l'abbiamo anche detto in apertura di giornale, l'incontro tra Fenice Libera Virtus e Castellanacrotta per quanto riguarda il recupero della ottava di ritorno della Serie B1 donne. Il punteggio lo vedete, vede la formazione opatina in vantaggio per un 7-0 con il parziale di 26-24. Vi ricordo che la gara è cominciata alle 20:30. Naturalmente poi tutti il dettaglio dei servizi e dei commenti su quella che sarà la partita che si sta svolgendo li ritroverete come sempre nella pagina sportiva di Mattina 24 Live domani alle 8:15. Adesso il calcio, la Champions League è cominciata, la tranche per quanto riguarda la condizione dei quarti di finale dell'andata della prestigiosa competizione europea. Ieri sera all'Old Trafford di Manchester, il City di Guardiola ha vinto contro l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone con il punteggio di 1-0, mentre ad Oporto in Portogallo il Liverpool di Klopp ha battuto i Lusitani con il punteggio di 3-1. Stasera altre due partite in contemporanea, la sfida allo Stamford Bridge tra gli inglesi del Chelsea e gli spagnoli del Real Madrid, e poi sempre alla stessa ora in terra spagnola il Villarreal affronta la formazione tedesca del Bayern di Monaco. E allora andiamo a vedere com'è la situazione per quanto riguarda anche l'andata dei quarti di finale delle due partite che avete sentito nel servizio. Allora, situazione punteggio al 23° minuto del primo tempo in Spagna, il Villarreal è in vantaggio a sorpresa sul Bayern Monaco per 1-0 e a sorpresa anche allo Stamford Bridge il Real Madrid è in vantaggio sul Chelsea per 1-0. Quindi non mancano le sorprese, come potete vedere, se possiamo andare a schermo pieno, così possiamo vedere immediatamente le situazioni aggiornate. Li ripetiamo ancora una volta: a Villarreal la squadra di casa avanti 1-0 sui tedeschi del Bayern Monaco, mentre lo Stamford Bridge del Chelsea, il Real Madrid è in vantaggio per 1-0. Naturalmente tutti aggiornamenti e approfondimenti come sempre domani nel corso di Mattina 24 Live. Per questa edizione invece di Dentro la Notizia noi ci fermiamo qui. Vi ricordo che i servizi notizie e le edizioni dei telegiornali troverete in costante aggiornamento sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Grazie per l'attenzione, a domani con Mattina 24 Live. Buona serata. Credo che dovrebbe partire la sigla. Eccola, buonanotte.